Cause della paura del successo. La paura del successo è dovuta anche all'essere ancorati nell'identità del perdente. Siccome magari uno non ha mai avuto molti risultati, molto successo nella vita, quindi ti fa paura averlo. E quindi ti autosaboti poco prima di ottenerlo. Applica questa Sì. cosa, poi se tu hai già risultati nelle altre aree di vita, ok, cioè non applicarlo per quello e magari puoi anche riconoscere No, la. no, lo riconosco, cioè è così proprio, in quest'ambito è così, cioè, ce lo siamo anche detti ieri. E quindi una delle cose che puoi fare è chiederti, adesso magari lo facciamo anche se vuoi, chiederti cosa succede se ci riesci. Andare a scavare tutte le volte, quindi non so, cosa succede se riesco con la ragazza? Succede A. Succede A, cosa succede? Succede B. Succede B, cosa succede? Succede C. E andare a scavare, scavare, scavare. E questo è anche divertente, adesso non so se te lo faccio vedere perché forse è anche personale, non lo so. Questo è un foglio, una parola, aspetta, non so se te No, lo no, faccio ok. vedere. Però questa, cioè, cosa succede se riesci e poi ci sono tipo 17 passaggi così. E se tipo arriviamo, questo l'ho fatto nel 2018, eh. E quindi cioè, adesso secondo me forse l'ho anche già riguardato altre volte, non lo so. E però questo era forse di cosa succede se riesci, non so perché cos'era, forse era per l'attività lavorativa, per cui era agli inizi nel 2018, cioè inizi l'approccio, non c'è neanche il brand approccio dal punto di vista inizialmente, cioè facevo così giusto a cazzo. E dopo X mila passaggi arrivi a che c'era dovrei sopportare molto più il peso del giudizio degli altri. Quindi magari io non so, mi autosabotavo perché sapevo inconsciamente, però dopo X mila passaggi arrivo a capire che effettivamente era se non facevo certe azioni perché poi dovrei sopportare di più il peso del giudizio degli altri. E lì, ok, sai, okay, lavoro sul giudizio degli altri, infatti ad oggi mi rendo conto che è tutto a posto, cioè i risultati ce li ho. Se vuoi sapere come conoscere nuove ragazze e finirci in camera da letto, anziché soltanto collezionare numeri di telefono e appuntamenti andati male, clicca sul link in descrizione e troverai la soluzione. Hai domande o dubbi? Scrivi su WhatsApp a un nostro consulente esperto, anche qui trovi il link in descrizione.